Qualche tempo fa un ragazzo in palestra mi ha chiesto, uno di questi ragazzi tutti tatuati, mi ha chiesto, facendomi vedere il braccio, che cosa fosse, aveva una specie di reazione allergica, qualcosa di pruriginoso, rosso, su un tatuaggio che aveva ormai fatto da più di 6 mesi. Mi faccio un tatuaggio, una cosa però delicatissima, una cosa in faccia. Ok, io non me lo faccio, almeno per ora, poi chissà. Se voi volete farlo, quantomeno è bene sapere quali possono essere le reazioni, diciamo, post tatuaggio alle quali la vostra pelle può andare incontro. Nello specifico, stando agli studi dell'Istituto San Gallicano, le persone che fanno un tatuaggio nel 12-15% manifestano nei primi 15-20 giorni delle reazioni di prurito, piccoli eritemi, anche sanguinamento, che però tutto sommato si presentano come fenomeni passeggeri. Alle volte anche degli edemi alle estremità, tipo braccia e gambe. Quello che però può essere un po' più fastidioso sono le cosiddette reazioni tardive, cioè quelle che si verificano anche a 5, 6, 7 mesi dall'applicazione, da quando il tatuaggio è stato realizzato. E nello specifico si parla ovviamente di dermatiti da contatto, reazioni spesso ai pigmenti, soprattutto al pigmento rosso, che è quello più carico di metalli, di nickel, quindi quello più prono, più responsabile di reazioni allergiche e comunque di dermatiti. Ovviamente orticarie, fino a casi più gravi di licheni e granulomi. E nello specifico si parla di forme di escrescenze, eruzioni cutanee infiammatorie molto fastidiose. Si vedono a rilievo, il granuloma appare anche una forma, diciamo, un po' più piatta, il lichene un po' più un'escrescenza, che ovviamente poi andranno trattati con corticosteroidi e antibiotici e quant'altro. Il corticosteroide va un po' a fare effetto passata di spugna e tutto passa, perché comunque è un antinfiammatorio molto forte che agisce alla fonte del meccanismo dell'infiammazione. Ma ricordate sempre che, visto che di pelle si parla, il corticosteroide tende a sottigliare la pelle, ma non è un toccasana per la pelle, e comunque è così promotore della crescita pelifera, che non è il massimo per i tatuati che vogliono sfoggiare ovviamente il loro tatuaggio bello glabro. Particolare attenzione alle procedure igieniche, questo penso ormai sia un pochino di dominio pubblico. HIV, HBV, aghi, sono le infezioni principali da temere quando si opera con aghi. Ma sappiate anche un'altra cosa: bisogna prestare molta attenzione anche all'acqua che viene utilizzata dai tatuatori per diluire l'inchiostro, dal momento che un'acqua contaminata può portare luogo addirittura a tubercolosi. Quindi questo non vuol dire che non bisogna fare un tatuaggio, ma assolutamente attenzione comunque a tutte le procedure. Se vi è piaciuto il video, like, condividetelo, e se volete diventare i nostri consulenti andate su laboratorisabatel.com. Alla prossima, ciao!